La Fondazione Cucine Colte e l'Istituto Alberghiero Giolitti di Mondovì hanno inaugurato la lavanderia per l'inclusione sociale senza macchia in via Vico a Piazza. All'evento, tra gli altri, erano presenti il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e la professoressa Barbara Regis, che con la sua mamma ha offerto i locali in comodato d'uso, oltre a rappresentanti del tessuto commerciale e imprenditoriale locale. Dopo la benedizione dei locali, la dirigente scolastica Donatella Garello ed il suo vice Rudy Mamino hanno illustrato il progetto ai presenti. Noi non ci fermiamo mai e ce ne inventiamo sempre qualcuna nuova. Questa è un'avventura di una lavanderia inclusiva che nasce da un'esigenza, quella di mettere in uso il corredo delle tovaglie che avevamo a scuola e che non venivano più utilizzate. Abbiamo avuto incomodato dalla proprietà questi locali che già erano stati in parte rimessi a posto per la realizzazione di un laboratorio di cioccolato dopo la frana, quando abbiamo avuto l'alberghiero diffuso, e poi questi locali aspettavano un'altra nostra idea e ci siamo fatti venire questa idea. La lavanderia inclusiva è stata pensata come un luogo nel centro storico di Mondovì in cui rendere operativa l'inclusione sociale. Allora, innanzitutto questa lavanderia sarà un format, è stata pensata per diventare un format replicabile anche in altri contesti. Inizialmente opererà 2 giorni alla settimana per vedere anche un po' la mole di lavoro che ci sarà, quindi si laveranno le tovaglie utilizzate dalla scuola, ma non si esclude anche il lavaggio di tovaglie di altri ristoranti su Mondovì, perché per il momento non siamo ancora attrezzati per andare a raccogliere e consegnare fuori Mondovì il tovagliato, e anche bed and breakfast che sono proprietari di biancheria da camera come Lenzuola, Piumoni, Copripiumoni e Asciugamani, che noi possiamo lavare per loro. In futuro non si esclude anche un eventuale noleggio, ma quello richiederà investimenti successivi. E poi aperto anche al pubblico privato per lavaggio e stiratura o anche solo stiratura di camicie. Il professore Mamino ha spiegato che l'obiettivo è quello di creare uno spazio per valorizzare il saper fare di ognuno, producendo un valore di crescita umana e professionale. Assolutamente, la fondazione può essere aiutata semplicemente anche con l'attribuzione della destinazione del 5 per 1000, dove si può indicare il codice fiscale della fondazione per il 5 per 1000, non costa niente. Poi si può anche contribuire dando il proprio tempo, infatti abbiamo creato un form per dare la disponibilità a occupare un po' di tempo in questa lavanderia, anche magari trasmettendo conoscenze come il ricamo, il cucito di attaccare un bottone o altre attività di questo tipo. La dirigente Garello ha voluto ringraziare tutti coloro i quali si sono impegnati per la buona riuscita del progetto. Sì, è un progetto nuovo in realtà, ma affonda le sue radici nel passato, cioè nel nostro desiderio di creare delle opportunità di incontro e anche professionale per i nostri allievi e le nostre allieve, in particolare per i soggetti svantaggiati. E sono tutte iniziative, piccoli progetti come il catering inclusivo, le bomboniere, quello che abbiamo fatto finora, che in realtà realizziamo noi, che siamo pochi, infatti abbiamo bisogno di volontari e anzi faccio un appello proprio per chiedere di aggiungersi a questa nostra piccola brigata e quindi cerchiamo di, come dire, di concretizzare un po' questa passione che abbiamo verso il presente e il futuro dei nostri allievi e delle nostre allieve. Sì, voglio ringraziare innanzitutto il professor Mamino, perché lui è veramente il braccio attivo, concreto, presente, quotidiano di queste iniziative che vengono messe in campo, quindi gli sono molto grata. Sono molto grata alla famiglia Regis per i locali in comodato d'uso per questo progetto e a tutte le persone che ci sostengono in qualsiasi modo e che ci sono vicine in questa iniziativa. Come contribuire? Innanzitutto visitando la lavanderia e usufruendo dei suoi servizi o anche destinando il proprio 5 per 1000 alla Fondazione Cucine Colte a supporto delle sue attività.